Buon pomeriggio e buona settimana a voi tutti, cari amici. Voglio fare una piccola premessa per chi non sia ancora a conoscenza. L'Associazione Culturale Teatrale di Trani Marluna Teatro, quindi con le sue persone principali dell'associazione, ha messo su una bella paginetta Facebook chiamata scritto tutto attaccato teatro da camera, dove per chi vuole può mandare attraverso un messaggio di posta elettronica, per esempio un video dove rappresenta una scenetta teatrale o magari o racconta una poesia. Ovviamente cose abbastanza soft per un pubblico meglio, diciamo, bambini, comunque per un pubblico che possa divertirsi. L'indirizzo di posta elettronica lo trovate, potete consultare il sito ufficiale dell'Associazione Culturale Teatrale Marluna Teatro. Mi invito ad andare a vedere questa bella paginetta Facebook e a metterci un bel mi piace, un pollicione all'insù. Detto questo, io oggi ho cercato di variare molto, anzi abbastanza, la giornata. Beh, non è ancora finita, ci mancherebbe, abbiamo tutto il pomeriggio e un pochino della serata. Diciamo che questa mattina ho sbrigato un servizio con mio fratello, abbiamo riempito un po' qualche bottiglia di acqua, visto che insomma bere acqua è una delle cose essenziali, dei bisogni primari, quindi mi raccomando, non ci facciamo mai mancare l'acqua perché, ahimè, se dovesse venire a mancare l'acqua sarebbe un danno irreversibile. Certo, magari non siamo nelle terre superaride, però insomma abbiamo visto in questi anni di stagioni abbastanza scarse di acqua, con molta siccità. Poi, proprio prima di venire in diretta, anzi intorno alle 14 più o meno, ho fatto una bella passeggiata sotto il porticato di casa, 20 minuti abbondanti, in compagnia un po' della radio, con gli auricolari. Bene, tornando un attimo a WrestleMania, ripeto, io anche, nonostante non l'avessi vista, perché insomma, come si dice, toglietemi tutto, ma non la dormita notturna, quella la devo fare per forza, a parte perché insomma ad un certo orario proprio fisicamente non reggo più. Comunque, ripeto, molto soddisfatto di questa edizione di WrestleMania, la prima storica a porte chiuse, addirittura non in diretta ma pre-registrata. Complimenti a tutti, ho letto che diciamo che l'atmosfera, l'umore che c'era tra tutti gli addetti ai lavori, quindi sia atleti e non, era molto alto, quindi complimenti a loro. Anzi, ho letto, ed è una notizia molto positiva, che è stato confermato il prossimo pay-per-view, ovvero il primo appunto della nuova annata WWE, che sarà quest'anno Money in the Bank il 10 maggio. Ovviamente attenderemo notizie ufficiali se anche Money in the Bank si terrà al Performance Center. Comunque, io penso che a questo punto, con Drew McIntyre campione WWE, si possa fare veramente qualcosa di speciale. Magari, chissà, un suo prossimo sfidante potrebbe essere Kevin Owens oppure Seth Rollins. Saremo a vedere. E senza dimenticare Charlotte Flair, che a questo punto, quindi, si presume un ritorno in pianta stabile in quel di NXT, e questo comunque può dare tante possibilità ad altri atlete di accedere a Raw e a SmackDown.
come per esempio Bianca Belair, che ora non mi ricordo in quale match è stata parte attiva, e quindi potrebbe essere proprio lei la prossima performer a salire di quotazione, soprattutto da scendere. Vedremo un po' se a Raw o a SmackDown. Comunque, che io so, almeno la puntata che si vedrà nella notte tra oggi e domani è stata già preregistrata il Raw post WrestleMania. Credo anche NXT potremmo vedere questa settimana. SmackDown non la so, a meno che la puntata di SmackDown non l'abbiano registrata pochissimi giorni prima di, diciamo, della differita in televisione di WrestleMania. SmackDown che ora quindi ha un nuovo campione universale, Braun Strowman, mannaggia, alcune volte mi mangio le parole, e quindi niente, a questo punto insomma continuiamo a vedere gli show e ne scopriremo delle belle. Per il resto, mi raccomando, cerchiamo un po' di. Io cerco oggi, ho cercato più degli altri giorni di farlo un po', di fare distaccamento per un po' di tempo da computer, cellulare. Io per esempio, come vi invito a vedere il collage bello, non perché l'ho fatto io, ma perché proprio il film bello di Sean Vita da Pecora, Farmageddon 2019, una serie, un cartone animato, quindi ecco, questo può essere anche un buon periodo, magari anche per noi grandi, per andare a riscoprire alcuni cartoni animati che non vediamo da un po' di tempo. Poi comunque per fortuna qui in Italia abbiamo diverse frequenze televisive free, gratis, sul digitale terrestre che ci offrono tanti, numerosi cartoni animati, vedi Boing, vedi K2, vedi Frisbee, vedi Cartoon Into, o per andare per esempio anche sui film, Rai Movie, Cine 34, Sony Entertainment e Paramount Channel e quant'altro. Bene, sto vedendo che stiamo raggiungendo quasi le 15, quindi io penso che a breve concluderemo la nostra breve diretta e sono contento già di questo perché, come dire, io ecco, come mi posso spiegare meglio le cose. Le belle esperienze, ma diciamo quelle fatte proprio sul campo, sono belle proprio da che anche, per esempio, se parliamo di una mezza giornata, uno si può anche stancare, ma ne gode di più. Nel senso, almeno per quanto mi riguarda, penso che comunque magari stare a video penso anche per mezz'ora, certo, non è inutile se vengono dette cose costruttive. Comunque, io sono molto convinto che anche 10-12 minuti siano abbastanza sufficienti. Dunque, voi lo sapete, io vi rimando ai miei canali social, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. In conclusione, vi ricordo nuovamente, andate a visitare la bella pagina a cura di Marruma Teatro, chiamata Teatro da Camera, scritto tutto attaccato. Io per loro ho realizzato già un video e ne ho già programmato un altro, che però non vi svelo su cosa si tratta. Quindi mettete un bel pollicione all'insù, un bel mi piace, anzi. Io vi posso dire che comunque sono delle persone meravigliose coloro che fanno parte dello staff di Marluna Teatro, professionali e molto rispettose. Io insieme ad altri bravissimi ragazzi e ragazze abbiamo fatto un gruppo storico per almeno 2 o 3 anni. Poi diciamo,
chi per un impegno, chi per un altro, magari come si dice, le strade si sono un po' cioè no, invertite, voglio dire, insomma, ognuno ha trovato i propri impegni che purtroppo hanno un po' bloccato il proseguo, però comunque, diciamo, proprio a maggio scorso, quindi il mese prossimo, faranno ben già un anno dal mio ultimo spettacolo con Marluna Teatro. Io vi invito perché non solo teatro, ma Marluna Teatro è anche protagonista di vari corsi, recitazioni per grandi, giovanissimi, bambini, riciclo creativo e quant'altro. Quindi vi invito veramente a visitare anche la location di Marluna Teatro, che almeno che io so, spero non sia cambiato di nuovo, e nelle nostre vicinanze del municipio e del comune a Trani, per chi conosce la Croce Bianca, esattamente lì. Ovviamente, se volete più informazioni, andate sul sito internet Marluna Teatro. Non mi ricordo se .it o .com. Comunque, visitate il sito e ne saprete di più. Bene, dal vostro Nicola De Lucia è tutto. Io vi auguro buon pomeriggio, un buon proseguimento di giornata e soprattutto buona settimana, che quindi, diciamo, già da ieri siamo entrati nel percorso della settimana santa, la settimana che ci porterà alla Pasqua di risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Momento molto importante della Chiesa che va vissuto con molta emozione. Peccato, ecco, vedere adesso magari il Papa da solo, tutti i celebranti delle parrocchie, limitarsi un pochino, però la tecnologia in questo caso aiuta loro, come magari sta aiutando anche a me. Tramite Facebook, Instagram e altri social si può sempre, no, svolgere regolarmente la celebrazione eucaristica, Lectio Divina e altro. Bene, ho terminato per davvero. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao!